Dyson wins the Grand Prix. Ciao ragazzi, oggi siamo qui a Ottaviano perché vogliamo vedere da molto molto vicino quello che è una tematica super discussa del momento: pala contro gomma tradizionale. Siamo qui con i ragazzi di Dallo perché vogliamo entrare nel dettaglio dei prodotti, ma lo faremo tra prove tecniche, prove scientifiche e logicamente la nostra guida. Andiamo a vedere come. Per farlo, come logico, avevamo bisogno di un ottimo banco di prova. Siamo qui sulle condizioni sabbiose della pista internazionale di Ottaviano e con noi ci sono logicamente anche due moto che dobbiamo mettere. Quindi alla frusta da una parte abbiamo la Honda CRF 450R 2023 e dall'altra invece abbiamo una FC 450 in colorazione Heritage. Una viene costruita da sempre con il classico telaio in alluminio e componentistica completamente giapponesi, Showa davanti e di dietro, Nissin e via via. Dall'altra parte invece abbiamo la guerritissima VP per quello che sono le componenti del pacchetto sospensioni. È un telaio che lavora diverso, una più prestante, più aggressiva, più potente, però non manca anche la guidabilità. L'altra molto maneggevole, molto una moto sincera, ma anche grande percorrenza in curva e stabile. Vediamo esattamente come si comporterà questa gomma, ma in realtà queste due gomme, in una condizione così diversa e soprattutto sabbiosa, scoprendo con diverse prove che andiamo ad effettuare quale è effettivamente la migliore o quale è la gomma giusta per voi in ogni condizione. Ok, adesso è arrivato il momento di scendere un po' nei dettagli di come sono fatte le moto. Siamo abbastanza veloci perché la Honda l'abbiamo già guidata, invece la Heritage 450 ancora no. Però siamo veloci perché vogliamo anche raccontarvi nel dettaglio, insieme a Luca Andreoni, MX Dunlop 33 e MX 14, che nel posteriore qua, nelle condizioni di sabbia di Ottaviano, abbiamo deciso di optare su una dimensione da 120. Andiamo! Siamo qua per fare questo confronto perché è interessante innanzitutto capire, noi lo sappiamo ovviamente, ma sicuramente c'è un mondo, una platea di utenti che non lo sa, qual è l'applicazione giusta effettivamente per il prodotto pala moderno come il nostro nuovo MX14 rispetto a un prodotto più canonico che è orientato a fondi intermedi e morbidi. E qui oggi andremo a evidenziare quelle che sono le caratteristiche sia dell'uno che dell'altro, quali sono i punti di sovrapposizione in cui entrambi possono performare, direi, bene e dove invece uno dei due può eccellere. Chiaramente su terreni soft vedremo le prerogative della prodotto pala perché effettivamente c'è un grande vantaggio, ma laddove si va su terreni un po' più duri effettivamente si potrà beneficiare delle caratteristiche di un prodotto più da intermedio. Ovviamente abbiamo due mondi che coesistono, il mondo americano del Supercross National, ben conosciuto, dove il marchio Dunlop è molto visibile, e l'MXGP, dove abbiamo sviluppato insieme ai vari team Kawasaki, Factory, negli anni Husqvarna, eccetera eccetera, il prodotto MX14, che ci ha dato grandi soddisfazioni. E oggi vogliamo che questo prodotto sia conosciuto anche all'amatore. Andiamo da Lorenzo Lesta che ci dia della linea, voi. Sì Marco, semplicemente perché stiamo osservando da dietro le moto. Allora Sewer monta la pala, Guadagnini non la monta, Renault la monta, Fernandez non la monta, mentre Geyser la monta, specialista della sabbia e della pala, Vlaanderen non la monta. Ma allora diciamo che ci sono due mondi qua che coesistono, che dobbiamo sempre considerare quando noi andiamo a portare un prodotto nuovo sul mercato, che è il mondo del professionista o pilota e il mondo dell'amatore, ovvero io. Facciamo un parallelismo tra chi correrà dopo e io. Il pilota tendenzialmente vuole essere primo in fondo al cancelletto, alla partenza, perché lì si toglie dai guai, è molto più tranquillo sulla sua performance e quant'altro. Quindi abbiamo notato che ultimamente si tende a privilegiare molto la fase di partenza, anche a scapito un pochino della performance poi su altre sezioni del circuito, cosa che è successa a Arco, tanto è vero che anche in fase di sviluppo Fevre un paio di anni fa ha vinto con la pala proprio per portarsi avanti, no? E succede anche questo con altri piloti. Per l'amatore secondo noi questo è un po' diverso, quindi noi vogliamo sensibilizzare effettivamente dove ha senso poi andare a sviluppare un discorso orientato al fondo morbido, dove invece per un amatore probabilmente è una scelta che non ha fondamento tecnologico scientifico.
E quindi vogliamo avere i feedback dai piloti, dopo sarà interessante capire da loro che cosa percepiranno dall'utilizzo di due gomme. Perché il mondo motocross, il prodotto pneumatico a volte viene un po' sottovalutato e ci teniamo che questo messaggio sia trasmesso. Quindi sono anch'io curioso di vedere quello che sarà il risultato e vediamo tra poco cosa succede. È naturale che qui con me c'è anche Edo, il buon Edo Boga, perché noi oltre a entrare nel dettaglio della prova di quello che saranno i due pneumatici, racconteremo la sfida diretta tra l'Husqvarna e la Honda e vi facciamo esattamente sapere come vanno e come si comportano. È ovvio che ci sono anch'io, raga, che devo fare? Sto a casa. E come lo faremo? In realtà, vabbè, sensazioni di guida sia mia che di Edo, che quindi saliremo in sella e vi raccontiamo quelle che sono le sensazioni alla guida delle due gomme, perché noi partiamo con la MX-33, iniziamo a prendere confidenza, ci giriamo e subito dopo cambieremo il cerchio, bene, sull'anteriore che rimane la 33, il posteriore andiamo di pala, quindi andiamo di MX-14. Questo lo faremo in realtà, sensazioni di guida, più un'altra prova che sarà data da dati effettivi, ovvero abbiamo un supporto della telemetria montata a bordo mentre guidiamo sul casco e andremo ad analizzare esattamente singolo momento della pista, accelerazione, decelerazione, frenata, andiamo a vedere come si muove o si deforma il telaio, il movimento della moto, del retroteno, magari nelle fasi distaccate. E poi un'altra importantissima prova è in realtà la fase di all shot, perché andiamo a vedere nel dettaglio come partono le due moto, ma come partono anche le gomme in modo differente, andando a cronometrare proprio la sessione da quando cade il cancelletto a fin dove noi abbiamo deciso di porre la fine della partenza, con un riscontro cronometrico sempre a supporto della telemetria, ma anche con un riscontro cronometrico preciso nel dettaglio. Quindi si parte, è il momento di salire in sella e andiamo a divertirci. Ok, siamo arrivati nella fase fondamentale della partenza, il test dell'all shot, quei momenti che sono veramente fatidici, quei momenti importanti tra stacco della frizione, manetta sul gas, posizione e i primi metri fondamentali, lì dove la gomma veramente lavora, ha bisogno di trazione e hai bisogno di quei pochi centimetri in più rispetto agli avversari per arrivare alla prima curva veramente in fondo per primi. Come abbiamo deciso di farlo? Beh, abbiamo voluto fresare la pista grazie ai ragazzi di Ottobiano, poi abbiamo delimitato addirittura l'aria con i paletti acerbis, che in realtà andiamo a cronometrare la sezione da quando scende il cancelletto al paletto finale, e logicamente una partenza come si deve ha la sua griglia di partenza, e adesso la griglia è per forza di quelle completamente messa al terreno come al mondiale motocross, il cancelletto elettrico che è stato gentilmente offerto dal Luca, dal team di Edo Boga, l'FRT Motorsport, che ringraziamo tantissimo, e poi logicamente tutta l'elettronica a bordo di queste due moto che servono per l'All Shot Assistant, che però vi raccontiamo più tardi, ma anche sicuramente un gancio di partenza, ovvero un launch control, quello classico che va messo sulla sospensione anteriore. Come funzionano? Sono abbastanza basici, in realtà servono per abbassare l'avancorsa della sospensione anteriore e far sì che si è molto più vicino al terreno, molto più riabbassati. Con un semplice tasto si infila, si abbassa molto di più la forcella e siamo pronti a partire. Noi ne abbiamo qua uno fornito da Motocross Marketing che addirittura funziona su due posizioni, puoi addirittura cambiare la tua altezza in base alle partenze che vai a effettuare. Ma ora andiamo a vederlo nel dettaglio, avviciniamoci perché Edo sta per partire. Come vi ho detto è facilissimo, bisogna soltanto spingere un po' con un po' di forza le sospensioni, gli si può dare sicuramente una mano e schiacciare il tasto, quando vuoi. Eccolo qui, gancio inserito, Edo è pronto per partire.
siamo saliti su entrambe le moto con tutte e due le gomme, quindi la 33 e la 14, e possiamo già anticiparvi qualcosa. Poi arriviamo agli esiti definitivi. Tu che dici, Edo? Mi sono trovato bene. Prima cosa, Ottobiano oggi non è Ottobiano, è Ottobiano d'estate, anche se comunque il fondo sotto è molto duro, ci sono buche a gradino, non è semplicissimo, e sopra c'è quella spolverata di sabbia che dura un giro, mezzo giro, quindi ogni curva è diversa, ogni giro è diverso, devi appoggiarti ma non troppo, quindi sei in una situazione non più vera e proprio sabbiosa, questo è importante. Certo, per le vero. Allora, salti sopra, la differenza si avverte subito, passando da una gomma all'altra, sicuramente siamo passati poi dalla situazione di partenza e quindi lì è la situazione dove invece c'è più sabbia della pista, e lì la si sente tanto. Quando sono andato adesso a farmi due giri nella GoPro, in realtà ho sentito molto molto più stabilità in frenata e una mancanza di, o almeno una diminuzione della maneggevolezza nei cambi di direzione. Fisiologica. Fisiologica. Riesci a dirci esattamente come mai, da cosa è dettato, è un problema del problema, non chiamerei un problema, è il tassello che lavora in modo diverso, c'è cioè una struttura. Sì, sì, è la sua caratteristica, diciamo così, è il fatto che il pneumatico da sabbia sia leggermente meno performante nella fase di frenata. È fisiologico per la forma del tassello, la curvatura del profilo, e fa in modo che ci sia questa sensazione un po', non dico di scarsa fiducia, no? Velocità nell'ingresso, che però in realtà si traduce in una maggior stabilità, come dicevi tu, quindi alla fine a livello amatoriale questa cosa potrebbe essere magari un maggior sforzo, no? Nell'ingresso, nell'inserimento, poca fiducia magari nell'entrare nel canale, però alla fine forse in tutto sommato non è male questo connubio di stabilità, no? Sì. Teniamo in considerazione che è un'applicazione che noi non consigliamo, no? Certo. Stiamo portando un pneumatico da sabbia in una condizione che non è sua, sì, esatto, snaturato, siamo, esatto. In realtà noi abbiamo provato a dire ok, andiamo sulla sabbia perché vogliamo andare a vedere un po' più, certo. Però come abbiamo detto, in realtà ormai la sabbia vera oggi non pesante, c'è pesante, bisogna andare a Roma a trovarla, oggi non c'è. Cambiano le condizioni quando invece è inverno, che invece in quasi tutte le situazioni, soprattutto qua in Lombardia, si trova molta più pesantezza, e allora lì forse hai il compromesso migliore, perché allora tutta questa cambio di direzione improvviso non ce l'hai mai, perché tanto c'hai le carenze, devi stare dentro i tuoi canali. Ma anche perché te la giro, no? Scusa se ti interrompo, te la giro al contrario, nel senso che questa, tra virgolette, mancanza di velocità in inserimento sulla sabbia, sulla vera sabbia, si traduce in un miglior controllo in inserimento, cosa che è quello che cerchiamo con questo pneumatico. Non cerchiamo di privilegiare una caratteristica per cui abbiamo già un pneumatico che performa come l'MX33. Chiaramente per il discorso invernale è interessante, perché facciamo finta, siamo a Ottobiano, no? Io ho la mia moto, sono un amatore, voglio entrare sia nell'internazionale che nella GoPro e non voglio cambiare la gomma e avere un feeling più o meno ottimale con tutte e due, perché star lì a farsi tanti patemi d'animo, tengo la palla e sono a posto. Sì, sì, si infila veramente in una situazione. Allora, all'inizio, sono sincero, quando sali sopra mi cambia, stiamo parlando di sfumature, stiamo parlando di una situazione, come abbiamo già detto, che non è quella ottimale per la sua gomma, perché oggi è un pochino troppo secco, soprattutto la GoPro. È vero. Però ti cambia un pochino i connotati, hai questa sensazione di una gomma molto più piantata al terreno, che ti attacca di più, devi provarla per capire in realtà quanto ci si può fidare di lei, di quanto soprattutto è una è un aggancio psicologico, quasi una, certo, cosa che non siamo abituati, e poi in realtà capisci che puoi spingere, vabbè, in uscita di curva ne ha molto di più, hai tutta sicurezza e tanta stabilità. Voglio vedere da vicino il tassello. Sì. Te, Luca, che magari entriamo un po' nel dettaglio. Sì, guarda, innanzitutto ci sono degli elementi molto ben visibili di cui parlavamo giusto prima. L'elemento principale di un pneumatico da sabbia nel nostro caso è la caratteristica del quello che chiamiamo V-shape technology, ovvero il tassello a V. Questa V fa l'effetto, diciamo così, pala di cui parliamo, per quello che viene chiamata così, e lavora proprio per ottimizzare la trazione, soprattutto in fase di straight, quindi di rettilinei. Come vedete, e questa è una caratteristica molto interessante di questo nuovo disegno,
Adesso i tasselli sono tutti allineati, a parte quelli laterali che servono a dare più impronta a terra. Questo per permettere appunto il miglior effetto pala possibile. Certo. Sono stati alzati del 18%, quindi certo, quasi un 20% rispetto a quelli vecchi. E un'altra cosa da notare sono queste piccole lamelle, chiamiamole sì, così. Sì. Lamelle posizionate qua e che in realtà non agiscono nella fase di accelerazione. Queste lamelle agiscono nella fase di vettore contrario, quindi in caso di frenata, certo, e vanno a ottimizzare la stabilità in frenata. Non so se hai sentito questa sensazione. È la sensazione più forte in realtà, quando sali sopra è la cosa anche più piacevole. Cioè, veramente in una condizione quando inizia a esserci quella sopra che in realtà un pochino ti sbanda, quando magari anche la moto ti dà il pestone, sei sempre lì che inizia e dici aiuto. Hai più stabilità, esatto, più direzionalità, sì, chiamiamola così. Chiaramente parlavamo anche del side, il side ha questi tasselli che come potete vedere hanno una doppia apertura, doppia densità, si chiama Progressive Cornering Block Technology e servono appunto per dare a un pneumatico destinato principalmente alla sabbia un minimo di superficie di contatto anche nell'angolo di piega, che normalmente in condizioni in cui la pista come oggi si va un po' a indurire può servire ai piloti per avere un po' più di feeling in curva e in percorrenza. Queste sono le caratteristiche principali. Altra cosa invisibile è che noi vediamo sempre la parte esterna, ma c'è la parte legata alla struttura, alla carcassa. Si è lavorato tanto, e non so se avete verificato voi questa cosa sulle buche rispetto alle MX-33, abbiamo lavorato tanto sul dampening, quindi sulla possibilità della carcassa di essere più compliant rispetto al terreno. Quindi va ad assorbire meglio le buche. Chiaramente questo lo si nota di più quando tutta la moto è settata per lavorare in un certo tipo di condizione, però abbiamo lavorato proprio in quella condizione lì, perché in queste condizioni la carcassa viene veramente sollecitata tantissimo. Quindi vogliamo evitare l'effetto rebound del pneumatico che vada ad amplificare i comportamenti della carcassa. È costretto a lavorare di più quando lo spessore del tassello in realtà è stato aumentato, l'altezza stessa. Sì. C'è una... la situazione di vuoti e pieni che va a cambiare, cioè immagino che viene molto sollecitata questa carcassa qui, quindi a lavorare in modo tale per cui possa poi funzionare tutto bene. Assolutamente sì, poi pensiamo a un utilizzo principalmente professionistico racing, comunque la pala oggi è utilizzata direi all'80% da professionisti, comunque da piloti anche a livello regionale e quant'altro, quindi noi chiaramente è forse di tutta la nostra gamma quella più votata all'applicazione puramente racing. Abbiamo voluto entrare un po' in questa prova, entrare nel dettaglio e fare anche le partenze per andare a vedere poi realmente quale differenza c'è con la telemetria, con il riscontro cronometrico tra una pala partendo con la griglia, con la celletta, con tutto quanto bene e invece con la MX-33 certo, tradizionale. Perché è verissimo che ormai arrivare davanti alla prima curva nel momento in cui si parla di gare diventa una cosa fondamentale, quindi logicamente le scelte, ecco perché ormai nelle gare anche tante volte fangoso, duro, si trovano queste scelte un po' atipiche, però forse per l'amatore che fa il regionale, cioè è importante andare a vedere quale potrebbe essere la gomma giusta per lui. Noi continuiamo con il test. Parlato sicuramente della pala, l'MX-14, prodotto nuovo, però qui è un confronto e dobbiamo parlare anche di quello che può essere invece la base di partenza, l'MX-33. Esatto, ma guarda, interessante Simone, perché qua abbiamo tutti e due i disegni e già a colpo d'occhio si possono notare le differenze, no? Teniamo in considerazione una cosa, che noi abbiamo un terzo disegno, che è l'MX-53, che è più votato ancora ai terreni medio-duri. Quindi in questo caso stiamo coprendo, diciamo così, tutto quello spettro di terreni morbidi e certo, intermedi che normalmente, diciamo così, almeno nel nord Italia la fanno da padrone. Sì, sì. Il bello dell'MX-33 in questo caso, che vediamo qua sulla sinistra, è che è il nostro coltellino svizzero, tra virgolette, è quello che l'amatore ci mette i suoi soldi e sono in banca, perché sostanzialmente hai performance, hai durata, hai versatilità, hai maneggevolezza, quindi hai un po' un pacchetto completo che per noi, per un amatore medio come posso essere io, perfetto.
MX-33 le prime cose che si vedono è che il rapporto pieni vuoti è completamente diverso, no? Quindi è un disegno molto più fitto, è un disegno che deve dare più superficie di contatto rispetto all'MX-14, perché in condizioni di terreno più compatto ti dà molto più grip, molta più trazione. In compenso, anche se vediamo chiaramente non dobbiamo concentrarci solo sulla fascia centrale ma anche su quella laterale, e vediamo che ci sono questi tie bar, sì, si chiamano, sono dei ponti, questi sono dei rafforzi, dei tasselli per far sì che flettano tra virgolette il meno possibile, per mantenere un certo livello di stabilità all'angolo di piega. Questo permette alla gomma di comportarsi in maniera uniforme e di gestire lo slide control, quindi quando vai sul gas e sei in angolo, in maniera uniforme. Quindi è molto interessante perché chiaramente, sempre per un concetto di versatilità, scambiano le condizioni della pista, diventano estremamente dure durante una giornata, durante una gara, e tu lì comunque mantieni la flessibilità del tassello e di tutta la gomma nella fascia laterale uniforme. Ok, giornata finita, è arrivato il momento di tirare un po' le conclusioni, ma almeno parliamo delle moto. Partiamo da questo e poi dopo magari rientriamo in studio e invece esaminiamo un po' le gomme. Ma vabbè, bene, dai, non posso dire altro. Con l'Husky, primo impatto, ti senti molto a casa, no, Simo? Ripeto, pista difficile. Abbiamo lavorato di setting, Abbiamo fatto veramente una taratura dedicata a te, a me. Esatto, proprio quello. Io sicuramente... in entrambi le moto però abbiamo sentite molto in avanti, con l'Honda ci siamo spostati con i riser, con il manubrio. Abbiamo girato completamente i riser, abbiamo arretrato il manubrio, siamo andati a più di 4,5 di neutro 45, 45 abbondante, tanta roba. Esatto, io invece con questa sono andato da 3,8 che la danno di standard, sono andato a 4,2. È un bel passo avanti, nel senso l'ho sentito tanto, ne ha bisogno questo nuovo telaio, questa nuova moto, ne ha bisogno di sicuramente una moto che punta un po' in avanti, è bello, ti butti dentro bene il canale, l'inserimento, ma con le buche secche di oggi e comunque la pista abbastanza impegnativa ci vuole, seduta dietro che dà più stabilità, soprattutto in staccata che c'erano le buche, ma anche in accelerazione che i rettilinei erano belli. Sì, sì, tanto bucati. Oggi era veramente condizioni internazionali perché abbiamo girato un po' anche nella GoPro per dare poi due paragoni differenti alla Pala e all'MX-33, all'MX-14 e all'MX-33 e capire come funziona bene sia in un terreno più sabbioso e un pochino più compatto. Di qua soffrivano, oggi era una condizione d'allenamento, una condizione in cui magari puoi venire tu e allenarti. Esatto. Però vabbè, allora secondo me saltando sopra l'Husqvarna mi ospita sempre, questo è facile, maneggevole, ci vuole niente per trovare feeling in realtà. Però lì ti ospita, cioè ti dice ok, il feeling c'è, lo trovi semplicemente anche lì, ma è più, come la risposta del telaio, più sinuosa, più morbida, sì, più morbida. Fletta un po' di più, esatto. E questa cosa ti segue, che è quasi atipico come risposta, perché in realtà da sempre il telaio in alluminio in realtà fa questa, dovrebbe fare questa compensazione qua, però sai, come abbiamo detto, in questa condizione particolare il setting è tutto, bisogna stare lì tantissimo. Noi abbiamo lavorato tanto sulle partenze, abbiamo lavorato tanto sulla trazione, abbiamo lavorato un po' in generale per lavorare bene. Da un punto di vista motoristico, questa la usavo spesso anche nella mappa morbida, la 2. Sì, no, assolutamente. Abbiamo risposta, è lineare, rotondo. Preferisco progressivo. In una situazione come oggi aggredire troppo la pista, ma proprio in generale, aggredirla. Quando voi dici adesso entro e faccio il mio... A volte peggiore sulla situazione, perché è meglio avere una mappa magari più tranquilla, ma anche tu guidare in una situazione magari più tranquilla, più preciso. Scorri di più, sì, fai più strada, Sì, sì, rimani più efficace, questo sicuramente. Mi è piaciuta molto in aria, devo dire. Come sempre, la bicicletta, esatto, come abbiamo visto con la 2,5. Assolutamente, questo lo dico. Nel Dirt Match, chi non l'avesse visto, mi raccomando, qua è il link, andate a rivedervelo. E come sempre la bicicletta, sì, tirare due pieghe di là che c'erano un po' di esatto. Salti era sì, bellissimo. Quello mi è piaciuto. Abbiamo parlato di elettronica, entriamo anche in una prova che abbiamo voluto esaminare, visto che facevamo prove di partenza, abbiamo esatto. Provato i controlli di trazione, nel senso, controlli di trazione in generale, nel senso di launch control, qui addirittura ce ne sono ben tre. Ho fatto delle prove un po' particolari, nel senso che io non me l'aspettavo, con la 3 ho veramente cappottato il gas fino alla fine a sentire fuori giri. Lei taglia, devo taglia dire presto, che taglia molto presto. È come se questa cosa la voglio riprovare. Voglio tornare e provare. Effettivamente ci vorrebbe tanto tempo. Cioè uno sì. Pensa, vabbè, già che ci sei fai quattro partenze. Sì, col cavolo.
ci metti una giornata intera volendo, se uno vuole esaminare. Abbiamo visto oggi che abbiamo dedicato più di mezza giornata alla fine. Mi trovo bene con il primo, certo, ancora tutte queste cose sono da esaminare, perché in realtà poi quando volevamo avere una risposta della telemetria, del cronometro e quant'altro, alla fine lo facciamo senza niente. Noi lo sì, sì, preferisco anche... Anche con questa l'ho provato, devo dire non è male, mi è piaciuto, però preferisco sempre nulla, cioè, averlo in mano te, averlo in mano io, il tuo motore, la tua è diverso da questo, tu tenevi a cannone, e lasciavi avere, invece questo funziona in maniera diversa, funziona quando stacchi la frizione, salti lavoro fuori, lì. Esatto, non fuori da, diciamo dietro il cancello gestisci sempre te i giri, però poi fuori da cancello ti lancia fuori bene. Forse in questa cosa che avevamo la griglia c'è un attimo di incertezza, come se taglia un po' troppo, però comunque non è male, rimango nella mia idea, adesso l'ho provato oggi, preferisco senza, assolutamente. Con lei anche quick shifter invece per quello che riguarda il cambio elettronico, anche qui? Rimango nella mia idea, come nel 2.5 che ci abbiamo sì. Già strariprovato a chi lo può, bene, ancora. Preferisco... Va sistemato, so sì, che comunque... è come una base di partenza, esatto. Perfetta, vediamo magari tra qualche anno dove arriveranno, se potranno avvicinarsi che può essere in gara. In una situazione di oggi, potrebbe... fuori dal cancello, cioè metto a cannone, una cosa in meno da pensare, certo, cioè sì, non sì. Tocco dentro la frizione, cioè veramente metto a canna e butto dentro le marce, una cosa in meno da pensare è tanta roba. Bene, scendendo un po' nel dettaglio della guida, canali, comunque questa qua ti segue molto, al telaio che ti viene dietro bene, è facile, quella alla fine anche lei è una bella bicicletta, mi piace quasi di più girarla negli spondoni, sì. Dove è anche un pochino più scavato. Sì, no, lì ti dà fiducia, in curva mi è piaciuta. Sul veloce posso dire, nel senso, la moto vecchia me la ricordavo un po' più stabile, un po' più attaccata a terra. Questa sul veloce ancora un po' ballerina, devo dirlo, bisogna regolarla un po' di più rispetto alla moto vecchia. Bisogna lavorarci. Bisogna lavorarci un po' più, bisogna regolarla un po' di più, bisogna star lì un po' a giocare di più e capirla un po' di più. Però va bene, il complesso... Bene, beh, motore infine ne hanno da sì, vendere, sì, quello sì. Secondo me è un miss terraria, anche questa c'è, devi cambiare un po' di più. Sì, devi usare un po' più il cambio però. Però ce n'è. Come salto in sella, come ho detto prima, Husky mi sono trovato bene, piega del manubrio abbastanza bella. Lì c'è anche un bel protape. Esatto, nella versione Heritage. Bella, bella, sì. Moto può piacere o non piacere, a me piace, ma io allora, sono ormai il vecchio. Parlavo prima, dicevo, vista in foto... Dicevo, preferisco l'originale, quella di serie. Però tutto sommato l'ho vista oggi. A me piace. Poi io dall'altra parte qua c'è un'altra che è bellissima. È messa sul cavalletto questa qua. Sì, quattro sì. Adesivi. Esatto, ho messo due adesivi. Super style. Esatto. No, però dai, devo dire che vista al vero mi è piaciuta. E vabbè, comandi, freno, frizione. Niente da dire. Soprattutto la frizione che l'abbiamo utilizzata oggi. Partenza uno dietro l'altro. Entrambi si sono comportati abbastanza benissimo, bene, questa sì. Zero problemi. Benissimo, io sono partito con una leva in realtà che attaccava fin troppo, abbiamo dovuto regolarlo, all'inizio ho paura anche che andassimo a sovraccitarle, quindi magari allungare la corsa. Questo non è successo, abbiamo regolato, ho trovato le mie condizioni ideali e non ho nulla da dire, frizione bellissima. Bello il freno anteriore, mi piace, molto secco, pronto, reattivo, può piacere o non piacere. Funziona bene. Su questa quando salgo sopra, in realtà la triangolazione funziona perfetta, la sento tutta, appena salgo la sento lineare, in realtà quando vai la senti un pochino più rialzata, quella roba lì hai una condizione, non lo so, è un po' particolare, quando sei sopra che metti sui piedi in realtà, cioè, appena parti, fai 3 metri qua, dici no, appena vai invece ti no, sembra sì, che il terreno è più vicino a te. Sì, no, lo vero, guardi assolutamente. E dici, ma cavoli, ma è più vicino. Quando parti ti sembra, questa qui ti sembra strana, sembra che sei seduto indietro un po' chiuso. Invece quella sei un po' più, come se la comandi, la governi un po' meglio. Esatto. Però in realtà nella guida non avverto queste cose no, qui. No, non avverti, questa situazione in pista, no. Non c'è. Vabbè dai, direi che per oggi ci siamo, adesso arriviamo a casa, tiriamo fuori tutti i dati e andiamo a analizzare esattamente quelle che sono state le partenze, quelle che sono stati l'esame dedicato proprio alla gomma e andiamo avanti a analizzare sia le moto e a tirare le conclusioni di quello che è per noi. Che sarà molto curioso. Sarà molto molto curioso, sarà un'analisi attenta e quindi ci vediamo più tardi. Bella raga. Ciao. Yeah.
Ok, ci siamo tornati nel nostro headquarter di Dort e dai, siamo qui perché in realtà avevamo su anche la telemetria, come abbiamo detto, e abbiamo tirato giù un po' di dati, ce li ho qua, e vediamo un po' come è andata. Avevamo a che fare tutto con partenze, griglia. Ci siamo messi giù bene, ci siamo messi giusti, devo dire, giusto. Situazione gara, come si allena per una partenza. Griglia, cancelletto, tasto elettronico che azionava, il terreno frezzato anche davanti. Giusto, come in gara, bello morbido in uscita, tutto preciso, devo dire. Sì, allora, per me io non sono così, cioè, non ne faccio così tanto, almeno non ne faccio così tanto come te, quindi per me la sfida vera, oltre a tutto questo lavoro, era battere lui. Ci sono andato vicino, però non ce l'ho fatta. Vabbè, adesso arrivano i tempi effettivi. Però vabbè, tutto questo lavoro era soprattutto per andare a evidenziare poi quello che è la reale diversità, se c'è o non c'è, innanzitutto, tra la pala e una gomma tradizionale. Perché poi alla fine, noi che alle gare siamo molto più vicino, vedo che ci corre ancora, è lì, è solo in quel tratto lì che può fare realmente la differenza, ovvero anche per tutto il giro della pista lo può fare, però poi è lo stare davanti alla prima curva che fa sì che scegli una gomma o scegli un'altra. Assolutamente. Quindi, dai, entriamo un attimo, vado un attimo nel dettaglio, è il momento di svelare un po'. Sì, la risposta è sì, la differenza c'è stata. Non me l'aspettavo così tanto, cioè, io sono rimasto abbastanza sorpreso alla fine. Sono in realtà, parlando di pochissima cosa, però ci sta anche il tuo dato che dici, la tua sensazione che dici, cavoli, non me l'aspettavo fino a quel punto, perché in realtà quando scatta il cancello, cioè avvertirla è veramente una sensazione, e comunque tante volte poi uno, immagino, correndo può essere più psicologico e dici, ma sì, ormai lo montano tutti, bisogna montarla, ma poi effettivamente c'è. Qui avevamo, vabbè, oltre a prendere un riscontro cronometrico, avevamo anche un riscontro della telemetria, e quindi abbiamo qua i dati. In realtà, ad esempio, tu hai guidato in sella l'Husqvarna, con l'Husqvarna a livello di telemetria ci siamo giocati, qui avete tutti i dati in sovrappressione, quindi ve li spieghiamo velocemente. A livello cronometrico avevamo delle risposte sui 40 metri, mentre con la telemetria sui 18 metri, perché lui da zero, quando partiva la moto, si muoveva ai 18 metri. Ci dava esattamente il dato, mentre Marco era posizionato a 40 metri precisi col cronometro, e noi ci ha dato una mano su tutto il lavoro, ci stoppava e vedevamo anche con risposta cronometrica quanto ci mettevamo. Esatto. Quindi ragioniamo subito lato telemetria. Con la Dunlop 33, quindi gomma tradizionale, rispetto alla 14, andiamo subito sul best lap time, si evidenzia che hai fatto una partenza che ci hai messo 2 secondi e 01. Con la pala, l'MX 14, ci hai fatto un 1,97. Attaccati, in realtà. Veramente attaccati. Il dato che in realtà fa molto più riflettere è andare a evidenziare la velocità con cui ci sei arrivato. Cioè, siamo a 50,02 sui 18 metri come velocità sulla 2,01 e abbiamo fatto addirittura 52,43, hai fatto con l'Husqvarna. Cioè qua c'era molta più velocità, c'è anche una top speed differenza, sì. Da 72 km/h sei passato a 77. Che è tanto. Poi secondo me è interessante anche che tutte le volte che ho utilizzato la pala sono sempre stato più veloce, quindi ci sta che ho fatto una partenza magari un po' più sbagliata, sono uscito un po' più storto, un po' più di riflessi un po' più lenti, però comunque sono sempre stato... Questo secondo me è un'analisi perfetta e accurata, cioè quello che hai appena detto è in realtà è il dato, perché accorgerti che cioè partire rapidi non è la cosa più difficile che c'è, e lì è l'essere umano, siamo noi, tocca a noi, ma riuscire ad essere sempre mediamente più costante e più veloci con la pala, questo già vuol dire che, cioè, abbiamo quel qualcosina in più. Dato più importante adesso, vediamo quello che ho fatto io. Quindi io ho stampato un bel 2,19, il mio best, con la 33 gomma tradizionale, e invece ho fermato il cronometro tramite telemetria sui 18 metri a 2,01. E quindi 1,97, 2,01. Allora, due tecniche diverse. Adesso qua voglio Andreas, sì, che ci mette proprio in partenza, tipo a Wanna's Gang in partenza. Prima lui, poi io. Due tecniche diverse. Vabbè, io sono un po' comunque old school. Parto con due piedi giù, come si faceva un po' una volta. Ero abituato a farlo così. Tu sei molto più nuova generazione, nuova school.
Però, vabbè. Però alla fine il risultato, esatto, il risultato era lì. No, vabbè, dai, scherzi a parte, anche io c'è una bella differenza e viene sottolineata anche qui in caso di velocità, che di top speed parliamo addirittura da 73,5 arrivo a 77,3. Al di là di questi dati, che quindi è oggettivo che c'erano, quali differenze abbiamo avvertito? Ma sicuramente, allora io personalmente non è che senti una gran differenza, però devo dire che la moto me la sentivo un po' più lineare, anche nel cambio marcia era un po' più, non so, la moto uscivo più dritto, anche soltanto banalmente vedevi la riga, perché ogni volta passavamo comunque la risistemavamo, era sempre preciso, tutto liscio, quindi vedevi proprio come partivi. Parte sicuramente ti senti meglio, più lineare, ma anche da fuori i ragazzi di Dunlop comunque mi dicevano: oh, guarda che comunque non, da te non ti sembra, però esci fuori meglio, cioè la moto va via meglio quando tocca la terra, quando esce fuori dalla griglia. Quindi ovviamente che si avverte poco come nei tempi, se ti ammetti attaccato, cioè sentirlo tu è veramente difficile, però comunque qualcosa anche nei video si vede che la moto è un po' più lineare. Si vede secondo me, su me, che tante volte facevo ancora più fatica a trovare questa linearità. Tante volte sbandavo un attimo ed è vero, in realtà mi dava questa, cioè come se un po', la sento un po' più nave, cioè una nave che solca il mare, che rimane, esatto, un po' più piantata, quasi anche mi dà la sensazione di stare quasi più basso, ma forse perché alla fine spinge diversamente, mi fa quasi impennare di meno, non lo so, sto sì, pensando, no, un po'. Sicuramente la gomma scivola meno. Scivola meno, cioè, in partenza. Grappa di più su un terreno così. È il suo pane, comunque la palla sul terreno. Allora, io appena un'altra cosa che ho notato, che invece era la grande differenza che ho sentito, che quando scendeva il cancelletto e io entravo in quei metri dove era fresato veramente morbido, ecco, in quella condizione lì mi è cambiato la situazione dove dovevo cambiare. Cioè, prima lei slittava molto di più, prendeva meno, e dopo 3-4 metri partivo in secondo con l'onda e 3-4 metri riuscivo a agganciare subito, sì, non alzarmi, ricordo, bam, buttare la marcia. Che l'abbiamo, te l'ho visto, l'ho detto anch'io, questa cosa mi sono accorto anch'io di te, che portavi, cioè dovevi cambiare prima con l'altra gomma, perché appunto la moto sentivi che andava su di giri subito, con l'altra invece dicevo: oh Simo, va che cambi troppo presto, la moto muore, infatti. Comunque devi farla cantare, perché quel terreno così morbido, se sbagli la cambiata la moto si siede un attimo per del tempo. Infatti sì, all'inizio mi hai proprio detto, perché io le prime le ho fatte e cambiavo come era prima, cioè avevo più o meno quei riferimenti, uscivo, lei in realtà sentiva il terreno così morbido, lavorava, io la mettevo e poi facevo morire la moto. Sì, sì, sì. Questa cosa arriva, secondo me il dato che più si può sentire, che è interessante, è nella fase di staccata. È vero che lì non facevamo proprio la prima curva a gomiti larghi, no, cattiviere con gli altri dentro. Però lo senti, quando vai a frenare, soprattutto ancora che eravamo ancora sul morbido, cavoli, quella lì sta dritta. O anche quando c'era il terreno così, essendo che così morbido, appena mollavo il gas, non andavo proprio in fondo alla morte, certo, diciamo, mollavo magari un attimo il gas e poi andavamo a rallentare, non facevamo una vera staccata, la moto non ondeggiava, stava giù. Con l'altra, bravo, tanto, perché era veramente morbida, quindi la moto accusava tanto. Bravo. Poi in fondo comunque noi non andavamo a sistemare tutte le volte, e quindi c'era mezzo canalino magari un po' storto, accusava meno, la gomma pala stava più per terra e si vedeva anche da fuori. È molto più racing, è molto più quello che alla fine si va a cercare una gara staccata. È quello che tutti dicono, è quello. Allora, da un lato avevi in mente che succedeva esattamente tutto questo, però sai, tante volte vuoi essere un po' come San Tommaso, ci devi mettere sì, il sì, naso sì, e dire: ma vediamo se è effettivamente così. Infatti è stato un test secondo me molto particolare, molto bello. Fateci sì, sapere anche voi subito nei commenti se vi è piaciuto, perché qua siamo entrati una parte più tecnica, che comunque non lo fa quasi mai nessuno, abbiamo voluto provare a essere più tecnici possibili. Però vedevo esattamente quella roba lì, quindi la risposta secondo me che tutti cercano è: come mai ormai anche in condizioni di gare, anche piuttosto dure, tanti piloti forti in gara vanno a scegliere queste pala? E secondo me cioè, la risposta è sì, cioè ci sta, scegliere la pala anche in quelle condizioni lì ci sta, perché ti dà quel filino, ed è logico che in gara quel filino tante volte può essere tanto, può essere, cioè, ma basta veramente una spana davanti agli altri, che cioè, poi devi sentirtela, perché una volta che arrivi là con una spalla, certo, non è che perché c'è quella gomma lì esattamente, certo, a fianco a te tutti se la sentono, certo, cioè tutti vogliono partire davanti, quindi avere quel pochino in più, poi ovvio che si sa come si stacca dalla sì, dipende, cioè, molto dal pilota, quella molto è proprio la gomma, è la piccolezza, cioè, certo, assolutamente, certo, però c'è anche, certo, quella, ora si lavora anche tanto su questo, sì,
i ragazzi, cioè quelli del mondiale si vede, ma anche al mio livello nel campionato italiano, sì, sì, ormai cioè, tutti vogliono partire davanti, quindi basta avere quel pochettino in più che ti può aiutare. Perché allora, come ci hanno spiegato i ragazzi di Dallo, per realtà le pale sono cambiate proprio di concezione, sono cambiato il tassello, c'è tanto studio dietro e in realtà consentono di essere efficaci anche in terreni non così sabbiosi, cioè una volta la pala era sabbia, sabbione, deserto, esatto, prima era, se toccava il terreno duro facevi due giri perché era distrutta. Ok, questo introduce sicuramente anche un'altra riflessione che questa prova ha, cioè nel senso dove però questa gomma, la pala, l'MX14, ora effettivamente si può utilizzare, cioè entriamo forse nel dettaglio di quello che abbiamo, le nostre sensazioni, quello che abbiamo provato, soprattutto quando ci siamo spostati dall'internazionale e siamo andati nella GoPro. Allora, io la prima sensazione che ho avuto sono positive. Mi ha invece un pochino sorpreso il fatto che sono un pochino meno lesto nel cambiare direzione laddove non c'è l'appoggio, perché lei tiene così tanto che tende quasi ad allargarmi. Una condizione quasi strana con gli anni passati, che invece quasi la gomma non teneva niente, no, la pala, e spazzolavi, cioè ti partiva. Ti sembrava di aversi una gomma di plastica, una gomma di plastica. Non lavora. Adesso invece mi tira verso l'esterno, cioè ho questo aspetto quasi un po' corsaio, cioè che vedo molto bene a Kia Racing, però mi sento di dire che la gomma permette tanto a tutti. Sì, assolutamente, cioè ti sto dietro perché comunque non è, è sempre la sua storia, non è la vecchia pala, quindi devo stare più tranquillo, non è che dici oh cazzo cambi veramente, organizzi con gli amici il sabato, il venerdì, dici andiamo a girare lì. Poi magari la pista è chiusa perché ha piovuto, devi cambiare pista, oh no, ostia, c'ho su la gomma da sabbia, non possiamo andare... Cioè, questa cosa qua assolutamente è da dimenticare. È ovvio che se andiamo a girare a Casale Monferrato, cioè, non ha assolutamente senso. Però se stiamo nelle piste range che si usano durante l'inverno, cioè, ma alla grande, cioè, possiamo girarci... E mi è capitato anche la situazione dell'altro giorno, cioè, alla fine Ottobiano, come abbiamo detto prima, non era una situazione invernale. No. Assolutamente, cioè sotto era dura e comunque anche tutti i ragazzi, c'era qualcuno che si allenava, avevano sulla pala ma senza nessun tipo di problemi. Sì, sì, ormai... Cioè si utilizza e non si distrugge più come una volta. Cioè, quello secondo me è un dato sorprendente, il fatto che non si distrugga più così, nel senso che alla fine cavolo, il tassello è veramente fine, però quella roba lì lavora molto molto bene, cioè c'è veramente stato tanto tanto studio, tanto lavoro. Tu in realtà hai su una gomma che ti dà la massima di trazione possibile in questi tracciati, chiamiamoli di tutto il nord Lombardia alla fine, sì. Che funziona veramente bene, ti può dare dei vantaggi. Certo, l'MX33 è una gomma tradizionale che sai che alla fine... Vai dappertutto, cioè è un... Prende un range, cioè diciamo in Italia con quella gomma lì puoi girare dappertutto. Dappertutto. Si è visto che comunque la gomma si utilizza soprattutto quando c'è quel fango pesante, brutto, che cioè classico che quando si appiccica, sapete, quando la gomma non si vedono neanche più i tasselli, cioè è un blocco di fango, quella gomma lì cosa fa? Scarica tanto. Personalmente l'ho utilizzata maggiora, cioè anche maggiora come siamo andati a vedere lo scorso anno, comunque c'era fangone, pala, la domenica mattina, pala, sì, assolutamente. Sì, alla fine come ci raccontava Andrea, cioè su quel lato lì è proprio come scarica diversamente la gomma, c'è proprio una tecnologia studiata per Poi, poter. Devo dire, personalmente, quando vai a utilizzare in quella situazione del genere, sì, la gomma è super performante, però cioè, non va a durare come quando la puoi usare. Certo, perché lì... Cioè, lì vai proprio all'estremo. Vai all'estremo, immagino che poi... Vabbè, allora, prima di tutto, immagino che magari innanzitutto il lavoro sulla staccata sarà ancora maggiore, nel momento magari c'è tanto fango pesante, però lì tante volte hai il fangone sopra e poi sotto c'è quella condizione di duro che ti mangia via anche il tassello normale, spacca via quello, immagino la palla. Lì, qui siamo tornati in un ragionamento di condizione puro racing. Super racing. Allora, secondo me ci siamo. Abbiamo fatto un'analisi, o almeno ci abbiamo provato, ragazzi. Noi su questo discorso veramente possiamo aprire un topic, fateci sapere dei commenti qua sotto. Se vi interessa qualcosa. Esatto, che cosa in dettaglio, perché ci sarebbe un mondo, apre un mondo e possiamo raccontarvi sia nell'esfera più racing, più corsaiolo pura, sia spostarci per quelli che sono i ragionamenti un po' più vado a divertirmi sulla domenica.
Però ci dovremmo stare qua veramente un'ora, cioè perché noi abbiamo fatto un ottimo test e abbiamo tante considerazioni. Quindi fateci sapere voi, abbiamo cercato di dirvi tutto quanto il più possibile, sì, fateci sapere voi esattamente che cosa noi vi abbiamo detto, che cosa volete sapere, scriveteci ovunque sui nostri canali social, scriveteci qua su YouTube. Tanto, siamo dappertutto, quindi. E direi che ci siamo. Ci vediamo al prossimo video. Dai. Ci contiamo. Bella, ciao. Ciao. Yeah.